Ed eccomi qui per la solita telefonata. Ed eccoci qui. Ed eccoci. Sai, Pippo, ci hanno scritto, no? Che cosa? E ci hanno chiesto, ma come fate a trovarli subito così pronti al telefono? Perché tutti quanti seguono, poi in questo periodo soprattutto, tutti quanti sono a casa, c'è freddo, e quindi seguono il programma e noi siamo fortunati. Sì, ma svegliamogli un piccolo trucco, cioè che... Già c'è il centralinista che ha pensato a tutto. È giusto, è che li ha messi già in preallarme. Sì, ma non sanno perché. No, per quale motivo, giusto. Dunque, dimmi un po', chi dobbiamo chiamare che abbiamo messo in prenotazione? Ed anche questa volta siamo giunti alla conclusione di Canzonissima Anteprima con i discendenti del gatto briscolone. Forse non tutti sanno che abbiamo ricevuto tantissime lettere di persone che ci chiedono come stanno i gattini e ci chiedono anche di comprarli. Ma noi non possiamo venderli, anche perché ormai ci siamo tanto affezionati e ci fanno compagnia. Arrivederci. Che bello, Maria Rosaria! Insomma, ci devo hai dire messo che una calma, il calcio col una microfono, una serenità, una calma. Beh, grazie. È una meditazione in movimento, è una ginnastica di lunga vita. Si può praticare dai 9 ai 90 anni. Diciamo che dai piedi, lo sappiamo, arriva un movimento che ti consente di migliorare il tuo sistema cardiocircolatorio, di conseguenza tenendo il respiro e il diaframma basso, importante per chi canta. Per esempio, quando ho curato delle regie liriche, 2 anni fa a Rigoletto, a Spoleto, sì, anche i giovani... Tu sei attrice, regista, ballerina, cantante, conduttrice, vabbè, tutto, hai fatto nella tua vita e bene. Quindi hai fatto questa regia, dicevi, 2 anni fa. Avete passato quel pezzettino? Sì. Il 7 ottobre, avevo 16 anni e mezzo, perché io sono di gennaio, sono 50 anni di carriera. Mamma mia, complimenti. E invece quando ha cominciato l'omaggio a fare quello che ha fatto? Questo Tai Chi Chuan. Tai Chi, l'ho conosciuto con Peter Brook a Parigi mentre giravo un film con Lubjansky. La sera lui faceva le prove del Mahabharata. E poi in Italia ho conosciuto il gran maestro Liron May, che era venuto per che è una donna, campionessa del mondo, era venuta per Mino D'Amato. Ho cominciato con lei nell'88 e poi ho fatto anche l'esame federale, sono istruttore del centro e sportivo italiano. Perché tu sei istruttrice. Cosa ha portato a Maria Rosa Romaggio questa pratica? Ha portato quello che stavo dicendo prima, relativo anche ai cantanti, una conoscenza del corpo, una postura e soprattutto lavorando sul respiro, una capacità di
conoscersi anche a 360 gradi, però è anche salute, il Qigong. Tu mi hai detto anche energeticamente ti aiuta, no? Quanto è importante anche ricaricarsi, no, anche, soprattutto. Quanto è importante quando uno affronta una vita si chiama Qi. Anche movimentata, viaggi tanto, oppure anche sei tanto a casa perché la vita da casa è anche impegnativa, come molto no? impegnativa. Ma quando stiamo quindi, tanto al computer, io per esempio mi alzo e faccio uno dei 18 esercizi taoisti tipo? Che sono quelli... Tipo? Ne possiamo far vedere uno? Guarda, se scendi dalle allora, scarpe... Allora, uno è a casa adesso che allora, sta facendo le pulizie o sta preparando esatto. per il pranzo, e allora, per no? esempio, può fare Fuden Sentuei, che sarebbe questo, sì. questo, sì. questo... Aspetta, Gigi, lo vuoi fare? No, no, prego, prego. A te ti insegno le nuvole se sì. scendi dalle scarpe. Devo scendere dalle scarpe, sì. Devi scendere dalle scarpe. Scendo dalle scarpe. Non perché le nuvole non vi fate male. No, non ci no. faccio. Le nuvole? Sì, le nuvole. Vai. Allora, prima di tutto l'apertura. L'apertura con il piede sinistro. Sì. Apri, altezza delle tue spalle, ginocchia leggermente piegate, sì. la testa collegata col cielo, i piedi come radici sì. nel terreno. Poi questo. Guarda. Questo. Respirando anche? Vai, è certo, sinistra, con un piede, poi ritorni, e poi destra. Quanti minuti che devono Che bello, essere? E questo che cosa ti aiuta per cosa? Per centrarti? Per centrarti, anche senza bisogno. Fatelo tutti, lo studio, anche, Daniele. Non anche studio senza bisogno. Tutto, gli autori. Ma quanti minuti minimo? Quanti minuti? Allora... I 18 esercizi che taoisti. Bello, lo voglio fare, lo voglio fare. 18 esercizi taoisti con un movimento che inizia dalla testa. Sì. E che quindi ti permette di sciogliere la cervicale. Ecco, la cervicale. La cervicale. Come si fa? Come si fa? La cervicale. Allora, ma, la cervicale. Ma non lo puoi fare sui tacchi. Ah, devo togliermi di nuovo i tacchi. Devi avere radici scusa, in terra. Scusa, hai ragione. Testa nel Gigi. Cielo. I piedi per mani terra. Mani sui fianchi. Mani sui leggermente più bassi. Per la cervicale, chi ci sta guardando? Piega leggermente. Piego leggermente le ginocchia. In modo che sentirai la schiena dritta. Sì. Il mento leggermente sì. rientrato. Il mento leggermente rientrato. Poi, a sinistra. Sì. Ah, che dolore. A destra. Che dolore. A destra. Perché un certo Marzullo mi fa fare tardi la sera. Poi indietro senza spingere troppo. Anche gli occhi. In modo che è una ginnastica anche per gli occhi e non si diventa presbiti. Ah, ecco. E poi lo puoi fare anche quanti per benefici. La tua... Per la tua... I gomiti devono sempre guardare terra. Ah, ok. Tondo. Tondo. Apri. Apro. Guarda qui. Guarda lì, nel tuo... Ah, guardo Marzullo nel buco. Guarda Marzullo nel buchetto. Esatto. Guardo il pubblico poi nel torni, buchetto, così. Senti. Questa sì. è come una palla, di, che è una bello. Palla, è una palla di energia che ci permette di colpire. Mamma mia, fatelo una casa, questi movimenti anche così lenti ma, ci allora, mettono pace. Tu prova a darmi un colpo, sì. prova a darmi un colpo. Oddio, no, perché? Prova. Madonna, io... Ti faccio vedere che le nuvole, sì. l'applicazione delle sì. nuvole, prova a ridarmi il colpo. Vedi, questo ah. è... E mi cacci via. Maria Rosario Maggio, grazie! Brava. Grazie, grazie per averci introdotto un po' nel mondo del Tai Chi, perché c'è tanto da dire, tantissime cose Ma da dire, io da raccontare. Cerco di usarlo anche in teatro, Gigi lo sa, un messaggio che sia importante. Ora sto facendo Casa Pianeta Terra, sì. è uno spettacolo dedicato al pianeta, sì. con un pianoforte per la musica d'Occidente, un polistrumento con Cristiana Pegoraro, polistrumentista Oscar Bonelli. Che bello! Suoni da tutto il mondo. Dove ti vediamo? Allora, la prossima tappa è a Trento, al Teatro Capovolto. Che bello! Che è meraviglioso. Staccato, sì, staccato bello. Il fondale in Piazza Battisti il 9 agosto. Il 9 agosto. Poi Benevento, altri in piani. Giro. In Quindi giro. La potrete ammirare e applaudire, Maria Rosaria Ma Maggio. Perché grazie. La terra non appartiene all'uomo. Grazie. È l'uomo che appartiene alla terra. È l'uomo che Ho portato anche un'arma. Un'arma, dobbiamo chiudere, velocissimi, ma poi magari vieni a ritrovarci, no?
Così poi ce lo racconti. Anche perché è, è l'arma più importante. Che bella. Un minuto. Il ventaglio. Meno. Un minuto dura. Ho fatto un Vai. Posso toccarlo adesso? Guarda. Facciamo così, guarda. No, pochi istanti. L'arma. È l'altro senso. L'altro senso. Così. Che ci dice? Che c'è ora? Pochi istanti, che aspetta, voglio fare così. Che c'è ora? Aspetta, che così, c'è Gigi. Ora? Pochi istanti pubblicità. Di pubblicità? Non si dice, mi hai fatto ma dire. Ma come non si dice? Si non che si dice. Pubblicità. Tra pochi minuti, pochissimi, secondi. Ciao. Grazie.